È sempre più ampia la frattura che si è venuta a creare tra Bulaye d'Ia e la Salernitana, in quanto, come è stato riportato anche dalla Repubblica, edizione Napoli, il giocatore non è più rientrato a Salerno, bensì dal Senegal si è fermato in Francia, adducendo a motivi personali per poi appunto non fare più ritorno, insomma, in Italia. Inoltre si parla anche di multa. Dopo il casino che è successo alla fine del calciomercato estivo, quindi dopo che è stata fatta l'offerta da parte del Wolverhampton, però comunque era soltanto un prestito, se non erro, con diritto di riscatto, e la Salernitana non era insomma d'accordo sulla forma di trasferimento, allora insomma tutto è stato bloccato. Ovviamente ho analizzato la situazione anche in un video dedicato sul canale, quindi se non la conoscete andatevela a vedere. O meglio, andate a vedere il video per conoscere questa situazione. Però, insomma, diciamo che appunto la frattura si sta sempre più allargando e presuppongo che i rapporti non siano lontani dall'essere a minimi termini. Io onestamente non me l'aspettavo. La Salernitana ha fatto un grosso investimento su Dia, perché comunque è stato riscattato dal Villarreal. Si era parlato anche di un interessamento alla Fiorentina. La Salernitana chiedeva sui 25 milioni di euro, se non, la memoria non mi inganna, ma poi alla fin fine il giocatore è rimasto appunto in Campania. Poi c'è stato il casino appunto il Wolverhampton, dove si pensava, o meglio, la mia ricostruzione è stata quella, e ne ho parlato anche nel video. Gli agenti hanno portato una richiesta, un'offerta al giocatore da parte del Wolverhampton, ma come vi ho già parlato a livello regolamentare, se un giocatore è sotto contratto con una squadra, la squadra acquirente potenziale deve interfacciarsi con la squadra venditrice, non con gli agenti, poi fare capitare un'offerta agli agenti che poi magari fanno pressione sul giocatore e sulla squadra, creando appunto questa frattura, questi dissapori. Mi viene da pensare, la Salernitana aveva promesso la cessione di A? Perché se sì, diciamo che la cosa non è stata gestita benissimo, però giustamente la Salernitana comunque è proprietà del cartellino e ha il diritto di decidere un valore. Però comunque non si sono lette di lamentele da parte di Dia, anche perché comunque Dia sicuramente si sarà sentito anche galvanizzato al fatto che una squadra abbia puntato così tanto su di lui, anche perché sarebbe stato protagonista a Salerno. Se invece poi non gliel'aveva promesso, bensì tutto andava d'amore e d'accordo e poi c'è stato quel casino appunto col Wolverhampton, complici gli agenti, beh, onestamente Dia ha le sue grandissime colpe. Io penso che adesso saranno da vedere le eventuali motivazioni ulteriori di Dia per proseguire con la Salernitana, perché se verrà comminata una multa, presumo anche salata, Dia accetterà ancora di scendere in campo, o meglio, scenderebbe ancora in campo con le stesse motivazioni dell'anno scorso? Scendere in campo con la stessa voglia di mettersi in mostra e di far vincere la propria squadra come l'anno scorso? Io onestamente avrei messo dei dubbi. Perché qualora ci fossero stati di mezzo gli agenti, denoterebbe una poca professionalità da parte di A, una poca riconoscenza, e anche De Sanctis ne ha parlato in conferenza stampa, perché la Salernitana ha investito tanto su di A e fondamentalmente ha reso un elemento fondamentale per una squadra, cosa che non era il Villarreal. E quindi qui non percepisco un attaccamento alla maglia, ma dopo tutto non bisogna sorprendersi. Perché in questo calcio che è molto business, che è molto denaro, che ci sono anche pressioni perché un'operazione venga fatta o non venga fatta a seconda delle cifre in ballo, insomma, più agenti hanno parlato anche dell'Arabia Saudita come nuova frontiera, diciamo così, di guadagno per gli agenti, quindi per basare un business. E quindi, soprattutto per i giocatori non italiani e per giocatori che non sono particolarmente legati dal cuore a una maglia, beh, penso che in questi casi il dio denaro prevalga sempre. Che
che poi secondo me il senso di appartenenza debba essere visto da un altro punto di vista. Il senso di appartenenza non bisogna averlo soltanto se tu sei un giocatore della primavera e arrivi in prima squadra e fai e diventi una bandiera della prima squadra. Bensì, secondo me, la maglia va sentita propria se quella squadra, fosse anche per un anno, ti fa sentire speciale. Ed è quello che la Salernitana ha fatto, ed è quello che insomma la Salernitana ha fatto sentire di A, speciale. Unico, la punta di diamante. Quindi, che fare per il futuro? Ripeto, in primis, vedere, valutare le effettive motivazioni di DA nel vestire ancora la maglia Salernitana, ma qualora queste motivazioni fossero venute meno, prima cosa fare, si apre la finestra di gennaio e tu lo vai a cedere. Che non sia 25, che sia 20, che sia 18, che sia 15, che sia prestito con obbligo. È inutile tenere in rosa un giocatore non convinto. Poi si sono lette anche un po' di nomi a costare la Salernitana, addirittura anche il Gazi. Il discorso è questo: in primis, dove si considera di A? Se punta, che si alterna magari con Boateng e Iquemesi o Trivante Stewart, oppure come partner eventualmente partendo da dietro di Iquemesi e magari considerare un trequartista. Perché se a te serve una punta, è inutile che prendi un El Ghazi, ad esempio, tenendo conto di un'ipotizzabile assenza di A. E allora lì dovresti valorizzare gioco forza, il gioco di Boateng e di Iquemesi, con un Trivante Stewart che, boh, staremo a vedere. Ma devi far gioco su questi due attaccanti. Uno che ha reso non tantissimo, perché è un attaccante un po' atipico, Boateng, e un Iquemesi che è un'autentica scoperta, un'autentica, scusate, scommessa. Ma quali sono le soluzioni alternative? Io non so neanche onestamente se la Salernitana ha i posti sufficienti per tesserare eventualmente un extracomunitario, posti in lista intendo, degli over. Onestamente non so se alcune testate hanno dato credito alla voce di El Ghazi. Suppongo, contando che il Gazi non ha 19 anni, suppongo che un posto ce l'abbia Salernitana. Suppongo, ma anche i giornali sbagliano. Quindi, insomma, di base, partendo dai giocatori che tu hai, devi far leva su Boateng assolutamente e Iquemesi. Con Trivante Stewart bisogna vedere quello che succederà con Simi, perché se non erro domani c'è la scadenza del mercato arabo, che è il 15. Stiamo a vedere. Fatto sta che Simi è lì, ma non so se sia stato inserito in lista o no. Onestamente non lo so. Però insomma, Salernitana si trova ad affrontare una situazione molto difficile e spinosa. Ma qui chiamato Sousa a mettere del suo. Quindi se devi valorizzare Boateng o Iquemesi, deve mettere assolutamente del suo e deve trovare una quadra alla situazione. Una volta che tornerà di A, pagherà la multa. Ci sarà sicuramente un confronto con Iervolino e vediamo se la frattura verrà ricomposta. Se non verrà ricomposta, ripeto, il 1º gennaio 2024, il primo che vado a cedere e vado a monetizzare è Boulaye di A. E magari in quella finestra di mercato vado a cercare un altro giocatore, un altro attaccante. Col senno di poi, giustamente nessuno ha la boccia di vetro, ha la palla di vetro, però io magari Bonazzoli me lo sarei tenuto, perché un conto avere un Bonazzoli, Iquemesi e Boateng, comunque un Bonazzoli che è un discreto attaccante, e magari avere un Boateng che, ripeto, ti ha reso poco, è una scommessa come Iquemesi. Fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate, vi mando un abbraccione e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!